con Cristina Zanotti, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sale Giochi all'AIG di Londra. Come sta andando questa fiera? Ci sono dei prodotti che potrebbero interessare appunto il mercato italiano, le sale giochi italiane? Quest'anno finalmente, dopo la pandemia e tutte le difficoltà, AIG ha veramente una fiera importante, notevole. Io sono stata tutto ieri a provare i giochi nuovi e finalmente ci sono dei giochi da acquistare, da mettere nelle nostre sale giochi in Italia, e sarebbero da comprarne parecchi. Il problema è che in Italia, non so se è informato, ma la normativa fino ad oggi era abbastanza ostica, è ancora abbastanza ostica per le sale giochi, soprattutto sui prodotti di solo intrattenimento. Ci auspichiamo che, siccome abbiamo iniziato dei colloqui a livello di monopoli, ci stanno ascoltando, che all'ascolto faccia seguito poi una modifica delle normative. Si tratta di prodotti che costano tanto, quindi non c'è più il rischio che c'era una volta, che vengano trasformati in prodotti a vincita con dei giochi strani nascosti dentro. Nessuno spenderebbe 20.000 euro, 15.000 euro per un gioco che poi è da modificare o da truccare, non sono più quelli tempi. Finalmente tutto il comparto si è normalizzato e sta lavorando bene. Noi abbiamo delle sale giochi, in particolare la mia famiglia e i nostri associati, sulle riviere, sia della Romagna che del Veneto. E quest'anno c'è stata la ripresa, però abbiamo dei giochi vecchi perché sono anni che non possiamo comprarli. Ecco, questo è quanto. Certo, c'è stato un cambio ai vertici di ADM, quindi l'augurio del 2023 è? È che finalmente si possa avere a brevissimo un incontro anche con la nostra associazione, me lo auspico, e che possiamo ancora spiegare le nostre problematiche, perché per fare le leggi in Italia che riguardano il nostro comparto bisogna ascoltare gli operatori del comparto per non fare errori, come è stato fatto forse in passato, non mi voglio esprimere di più. Però è positività, quindi è un momento felice. Noi abbiamo organizzato una fiera a Bergamo il 10, 11 e 12 di marzo, proprio per l'intrattenimento, e ci aspettiamo che i vertici dei monopoli finalmente vengano a farci visita e si possa far vedere di cosa stiamo parlando, i giochi che ci sono, e poi partire con una normativa adeguata, finalmente, altrimenti in Italia il settore dell'intrattenimento puro scompare, è quello che non vogliamo. Siamo sopravvissuti, vogliamo in questo momento risorgere veramente. Grazie.